a questo incontro con la nostra insegnante Simone, che è una insegnante in forza anche da noi al liceo artistico. Ci troviamo al Mar in compagnia di Serena Simoni, ex docente dell'Università di Bologna, relatrice della conferenza Rosa e Azzurro, la storia dell'arte attraverso i generi. Ci parli un po' del tema di questa conferenza e da dove proviene questa ricerca? Dunque, questa conferenza è il prodotto in realtà di diversi anni di lavoro, sia come docente nelle scuole medie e superiori e docente alla SIS di Storia dell'Arte dell'Università di Bologna. E da un altro interesse che è venuto avanti poi da diversi anni, mi sono interessata prima sulla tematica femminile della storia delle donne, del pensiero delle donne, e dall'altra anche della tematica più recente dei generi. Per cui ho incrociato, diciamo, queste due tematiche che mi interessavano da diverso tempo, e ho lavorato anche con laboratori con i miei studenti e le mie studentesse di Bologna, proprio per ragionare sul fatto di come si potesse vedere in maniera diversa la storia dell'arte, sia quella dell'antichità che quella moderna e contemporanea, attraverso queste tematiche. In fin dei conti, le immagini contengono, non sono solamente un prodotto estetico e di pensiero, ma riflettono anche i corpi, le identità delle persone, corpi maschili, corpi femminili. E alcune immagini appunto hanno all'interno anche una portata storica che tante volte è stato un grande rimosso, quindi da una parte la disparità che è sempre esistita della presenza femminile nel mondo, una tendenza a farle scomparire il prodotto artistico e intellettuale di molte donne. E quindi c'è da una parte il recupero della presenza dei progetti, delle opere d'arte, del pensiero del passato, ma anche temi o modi di vedere anche il mondo, interpretazioni del tutto diverse da quelle maschili. E dicevo appunto che grazie alla ricerca, mostre, a direi ultimi 20-30 anni di lavoro di critica, si è recuperato moltissimo le presenze femminili della storia dell'arte, ma dall'altra è ancora molto utile, soprattutto nell'attività dell'insegnamento, non solamente a scuola ma anche nell'educazione museale, operare proprio tenendo conto di questo punto di vista. Proprio recuperare, decostruire e contestualizzare, un po' anche nei confronti proprio non solamente delle ragazze, quindi non sto pensando a una didattica o un discorso che possa interessare solamente le donne. In realtà decostruire significa decostruire gli stereotipi non sono solamente femminili ma anche maschili. Quindi è molto utile, penso, lavorare sulle immagini, anche perché in un certo senso le immagini sono più pericolose e più potenti delle parole. Siamo abituati a decostruire un testo nel suo portato sessista, razzista o politicamente fortemente ideologico, però non siamo altrettanto abituati a decostruire le immagini, e vivendo in un mondo come il nostro contemporaneo, che è per grandissima parte fatto da immagini, ecco che allora è molto importante creare un apparato critico nei giovani, ma anche negli adulti, nelle donne, negli uomini, in modo in grado di decostruire questa immagine, in grado di leggere ciò che circonda e, perché no, desiderare progettarsi e pensare a se stessi, sia donne che uomini, in maniera libera, ecco, in maniera soprattutto libera. La ricerca della dottoressa Simoni è stata pubblicata all'interno del volume Insegnare la storia dell'arte, edito da Clueb Bologna.